Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video tag. Di recente, da diversi mesi a questa parte, ogni volta che vedevo un video tag divertente che mi sarebbe piaciuto fare, mi sono conservata le domande nella speranza prima o poi di riuscire a ritagliarmi qualche minuto per poterle rispondere. E oggi, visto che sono in ritardo, però riesco a prendermi qualche altro minuto dopo la registrazione del video precedente. Ho deciso di rispondere al tag della buonanotte o tag del sonno. Io l'ho visto sto leggendo, ho la pagina aperta della signorina Rottermeier, non so come si pronuncia il suo nome, Valentina, che io adoro. Quindi iniziamo con le domande, sono 11. Se vi va di rispondere anche soltanto ad alcune di queste, vi invito a rispondere ovviamente con un video tag o con video di risposta, anche se non si possono più mettere. Però bastate che mi lasciate un messaggino con il link, perché sono curiosa di sentire anche le vostre risposte. Oppure, se non avete un canale, anche rispondere via commentino mi piacerebbe, sinceramente. Allora, hai il sonno leggero? No, non mi svegliano neanche le cannonate. Per potermi svegliare ho bisogno o qualcuno che praticamente mi butti giù dal letto, oppure di una sveglia super rumorosa. Io di solito ho un galletto che fa un rumore esagerato. Quindi, in più, se ho sonno, neanche il mio galletto mi sveglia. Devo mettere il cellulare a una distanza tale che devo essere obbligata praticamente ad alzarmi per andarla a spegnere, altrimenti se ho sonno non mi sveglia niente. Di notte non sento se c'è un super temporale, non sento niente. Vado in coma quando dormo. Poi, seconda domanda, dormi bene? Sì, cado in un coma profondo, la bella addormentata mi fa un baffo, dormo una bellezza. Appoggio la testa sul cuscino praticamente e parto per il mondo dei sogni. Poi, cosa ti è più facile, addormentarti o svegliarti? Come si è intuito, addormentarmi. Appoggio la testa e buonanotte al secchio, svegliarmi è un incubo. Ma anche se non metto la sveglia e mi devo svegliare, cioè mi sveglio praticamente quando ho finito di dormire, pure là ho difficoltà, rimango con gli occhi rincoglioniti, con la. No, non capisco niente per tantissime ore, sono un pochino a diesel. Allora, il letto lo condividi preferibilmente con. Io dormo ancora nel mio lettino da figlia, quindi da single, e sono contentissima di questo. Adoro il mio lettino, adoro il mio cuscino, adoro tutto. Prima lo condividevo molto con Maggie, dormivamo praticamente insieme, lei ovviamente sopra e io sotto le coperte. Ora non più. Vorrei evitare di continuare questa risposta. Anche se quando capita che condivido un letto matrimoniale, quando andiamo in vacanza con il mio fidanzato, mi piace, non ci accoccoliamo, ognuno dorme per sé, però è bello anche dividere il letto con qualcuno. Poi, se la tua vita sentimentale fosse una musica, quale musica sarebbe? Ma che domanda è? Beh, mi verrebbe da rispondere Always dei Jon Bon Jovi, perché la nostra colonna sonora, però mi sembra una domanda non inerente al tag. Andiamo avanti. Quante ore di sonno hai bisogno al minimo? 24 ore. No, quando non ho la sveglia, secondo me mi sveglio dopo 10, cioè praticamente ho bisogno di 10-12 ore di sonno. Cosa vorresti sognare più spesso? Cosa vorresti sognare più spesso? O perché ho questo sonno molto profondo, non mi rendo conto se sogno meno. Di recente, di orsegna a questa parte, quando sogno zombie, praticamente di combattere contro gli zombie, e me ne accorgo quando il sogno inizia a prendere questa piega e cerco di svegliarmi, perché non sempre la sensazione che mi lascia un sogno del genere mi piace, è adrenalinico, però
non ce la faccio sempre a svegliarmi con l'ansia di un sogno zombesco, se così si può dire. Cosa ti fa più contenta la mattina quando ti svegli? Nulla. No, probabilmente una codina scodinzolina, un bacino del cagnolino o se dormo con il mio fidanzato, un bacino a prima mattina, stampino, tipo quasi naso e naso. Sì, delle coccole mattiniere molto, molto tranquille. Mi si sta scaricando il cellulare. Sì, mettere sotto carica. Vicino a chi o a cosa non vorresti mai svegliarti? Uno zombie? No, non lo so. Non lo so, uno zombie. Cosa riesce a rubarti il sonno? Nel senso che non mi riesco ad addormentare? O non so, sto vedendo un film e anche se mi crollano le palpebre lo voglio finire di vedere, ma praticamente lo vedo così, poi riposo un altro occhio. Credo questo, se mi interessa qualcosa che sto vedendo o in TV o al PC e voglio finirlo di vedere assolutamente. Tipo di recente son fatta la maratona Fringe. E diverse sere dopo l'allenamento, quindi accendevo il computer praticamente alle 11:30 mezzanotte, mi vedevo una puntata di 45 minuti e dicevo no, un'altra. Una sera sono arrivata a vedermene tre e praticamente avevo gli occhi da fuori. Il giorno dopo fortunatamente non avevo impegni, quindi il galletto non si è messo a canticchiare. Qual è stato il luogo più strano in cui hai dormito? Io mi addormento in ogni luogo, in ogni spazio, in ogni luogo. Io e i mezzi di trasporto mi cullano veramente in modo eccezionale. Mi addormento in macchina molto facilmente, mi addormento in aereo come se niente fosse, in treno, mi sono addormentata anche sul vaporetto a Venezia. Fortunatamente non mi addormento quando sono in moto, sempre da accompagnatrice, quindi non da guidatrice, altrimenti crollerei, il mio fidanzato non se ne accorgerebbe nemmeno. Però se guido io, anche se ho sonno, riesco a rimanere molto vigile e attenta, sapendo poi che se ho sonno e devo guidare per forza, rallento la velocità della macchina e cerco di arrivare sana e salva a casa. Ok, il video tag è finito, spero che vi siate divertiti a sentire queste risposte un pochettino particolari sul mio sonno. Spero che vogliate anche voi rispondere a questo video, vi lascio giù nell'info box le domande, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!